Forse questa è la cosa più utile per capire perché questa ansia nostra, più alta del passato. M2.A. La società è in fase di accelerazione, quindi questo di cui accenno adesso è qualcosa che è iniziato 40-50 anni fa. Che cosa è cambiato? Che l'impegno per raggiungere obiettivi, l'eccitazione per obiettivi, l'eccitazione dei desideri e diciamo la preoccupazione per le performance, per il modo di agire e che sia compatibile con il raggiungimento degli obiettivi è diventato più o meno inconsapevolmente qualcosa che ha occupato le menti delle persone. Ecco, le persone sono tutte interessate a raggiungere, ottenere e a funzionare in un modo performante, in un modo così che li rassicuri che c'è un futuro dove potranno essere felici. Per certi versi questo è stato sempre presente nella storia dell'umanità, però adesso è imparagonabile. Non so, se il mondo asiatico accelera, diciamo che l'Europa deve accelerare. L'accelerazione ha delle ragioni ambientali grandi, quindi quasi planetarie, di accelerazione per la competitività, così, che ricadono sulle decisioni di quali individui premiare all'interno di organizzazioni sia prevalentemente private, diciamo società di capitale, eccetera, ma anche ambienti pubblici che diventano, tu lo vedi, che tentano di imitare, di competere con gli altri paesi del mondo per arrivare in tempo a fare questo, a fare questo. C'è un confronto continuo. Il confronto continuo comporta preoccupazione ed ansia. Io sono una persona fortunata di una generazione così precedente, abbastanza, un paio di generazioni rispetto ai giovani di oggi, però alcuni della mia età sono clonati anche loro, sono diventati un po' schiavi, non tutti quelli della mia età, però la mia generazione è un po' più protetta e quindi anche un po' meno tendente all'ansia. Così. Ma protetta perché io ho conosciuto, sono nato a Roma, in Viale Regina Margherita, davanti alla fermata della Circolare, in una Roma lentissima. Io sono nato nel 46, quando ero bambino, 3, 4, 5, 6 anni, guardavo fuori dal balconcino e c'era questa Roma dei film in bianco e nero del realismo. È una Roma lenta. Era un mondo lento, era un mondo così che intanto le persone erano disposte al sacrificio. E quindi se uno ha più accoglienza del sacrificio è meno eccitato dalla possibilità di schivare il sacrificio facendo un lavoro leggero, perché anche quello concorre alla supereccitazione, diciamo, per il carrierismo, per comunque studiare, per fare lavori molto remunerativi, lavori dove c'è anche più prestigio sociale. Ecco. Poi, diciamo, la società industriale, post-industriale, è diventata eccezionalmente efficiente nel produrre obiettivi, privilegi, così, non so, possibilità di soddisfare bisogni che di fatto non esistevano nemmeno prima. E per cui meno bisogno, meno M, c'è una formula magica, M2.A. E questa è una legge che non nomina nessuno, non conosce nessuno. Io fortunatamente, entrando in un convegno a Frascati, a Villa Falconieri, mi trovai davanti a uno che l'ha citata, poi non l'ho più trovata. Ho trovato l'autore è Spence. Forse questa è la cosa più utile per capire perché questa ansia nostra, più alta del passato. M sta per motivazione, aspettativa, desiderio. Più si innalza la motivazione, più si innalza due punti in proporzione A, che sta per arousal, attivazione. Attivazione di cosa? Del sistema nervoso centrale. Quindi, oggi il mondo è un mondo che con tutti gli stimoli che fornisce a ogni individuo, ecco, per dire, mi dicevano, ma sai, quando c'è stata l'asiatica, ecco, a proposito, sono morti milioni di persone, ma tutta questa angoscia planetaria non si è sviluppata. Perché ci sono adesso
c'è internet, c'è la comunicazione, sono i mezzi, tutti sono raggiunti da tutto ciò che accade, da tanto di ciò che accade e soprattutto da quello che accade di angosciante, minaccioso, pericoloso. Quindi noi abbiamo addosso una quantità di stimoli che eccitano molti M, molte motivazioni. Le motivazioni poi tra loro si accavallano, si sommano e il risultato è che quella raso, quell'attivazione, va a sommarsi con attivazioni prodotte da altri interessi. Quindi abbiamo una convergenza, e diciamo, dal mio punto di vista, una convergenza terribile, perché non lascia scampo. Arrivati a un certo livello, elevatissimo di attivazione, si rischia così l'impennata proprio perché c'è una crescita, una moltiplicazione logaritmica. Quindi siamo vicini a quello che poi obbliga il corpo all'ansia, ma un'ansia che diventa un'ansia che non ha più collegamenti con il funzionamento. Ha sorpassato ogni barriera, ogni livello, per cui l'ansia alla fine punisce, arriva a punire e scoraggiare e ridurre nell'impotenza la persona. Un'ansia tale che blocca, che arriva a bloccare, ma un'ansia che è preceduta da ansie molto durature, che sono durate molto a lungo nel tempo, con tante varietà per cercare di svegliare l'uomo e richiamarlo alla vita di cui ha bisogno, all'habitat di cui ha bisogno. Non vorrei adesso parlare di me, ma io sono fuori da questo meccanismo. Io sono fuori perché, per una ragione molto semplice, lo voglio raccomandare a tutti, io sono fuori perché amo le cose, amo la vita, amo le persone, mi piace tanto quello che si può vivere e fare, vivere, ma voglio che rimanga col sapore giusto, col sapore antico, col sapore originario. Sapore vuol dire che io, mentre vivo, interagisco col prossimo, devo sentire il gusto. E se il gusto si attenua o i gusti diventano di un altro tipo di famiglia di gusti, c'è la famiglia dei gusti della forza, della sottomissione, del potere, della superiorità, a cui prendono gusto alcune persone che si trasformano. Diventano persone capaci gradualmente di sorpassare i limiti, di passare, si usava dire prima, non so se si usa più, sul cadavere della madre. Non si usa più. È finita, è sorpassata. Passare sul cadavere di chiunque. Se io perdo il gusto, perdo l'interesse, non voglio fare più le cose. Oggi ero un po' preoccupato stamattina perché non avevo idee, avevo la mente ferma, non avevo interessi eccitabili. Quando ho aperto internet, ho aperto il cellulare, ma non c'era niente che mi interessava. Possibile, ero io cambiato. Vedi? Quindi che fa? E io rallento, aspetto, non aspetto, perché se tu ti fermi e aspetti, questo è sbagliato. Tu ti fermi, stop. Ogni azione deve essere completa in se stessa. Tu ti fermi e ti fermi, non ti fermi per. Poi so che a fermarsi le cose tornano come prima, ma non devo cominciare ad avere aspettative mentre mi fermo, altrimenti l'aspettativa rallenta, diciamo ostacola il riaggiustamento, come possiamo dire, il restauro della condizione originaria di prima di aver perso così la sensibilità. Ecco.